Mi serve forza che lavoriamo tutti insieme, ben venga l'intervento di Marconi, che mi ha fatto molto piacere perché lui è più al dentro del bus e sta morte vita miracolo, perché sei stato in comune per parecchi anni, però la mia intenzione è quella di fare le cose giuste per Macerata e per voi altri. Ce la metteremo tutti, però ripeto, quando verrà eletto la squadra, il centrodestra è unito, completamente chiuso. Allora, io ho letto tempo fa che siccome le elezioni dovevano essere fatte a maggio, io ho letto, mi sembra su Cronache Maceratesi, un articolo che diceva che praticamente il comune era pronto ad aprire il GUS a giugno. Ecco, noi sinceramente non ne possiamo più. Altro problema, Sforza Costa, qui abbiamo ancora un passaggio a livello. Al mattino tutti quelli che vengono a lavorare fanno la fila da Sforza Costa e quindi questo bisognerebbe... Sono tutti problemi. E poi non solo, la possibilità di parlare con lei qualche volta quando diventa la sindaco, perché qui si chiama... Questo mi permetto di... io non voglio essere il sindaco che sta dentro l'ufficio mio. Io voglio essere tra le persone, però per fare questo devo crearmi una squadra dentro il comune che mi garantisce una certa tranquillità e sicurezza, perché io non voglio andare a contare i conti o andare a vedere le pratiche edilizie, non voglio fare quello. Bisogna che si crea una squadra, perché io non lo so quante migliaia di persone conosco quelli dei ancora mi vogliono vedere, quelli che ho venduto i computer nel 82, perché parlo sempre con tutti, non me la tirano, io sono sempre così. È confesso che fino a 15 giorni fa Ricotta aveva vinto, però adesso con lei si comincia a sentire un'altra aria. Grande. Intende prendersi, perché sarà un impegno grande dal momento che ce la rifammo tutto. Adesso io parlavo prima, parlare con lei in questo senso, se un'amica mia per esempio voleva parlare col sindaco, impossibile, perché cioè io dico i cognomi perché non me ne frega, c'è la Montevete che ti dice chi no cosa vuole, dica a me cosa vuole. Oh, ciao, una bella panchina davanti al comune, la mattina mi ci trovate sempre. Il virus, lei sa che stanno i negozi, stanno in crisi, e poi oltretutto abbiamo una pressione fiscale da parte del comune, perché la tassazione, la spazzatura, insomma, è veramente non si vive più. Allora, quindi, il comune deve fare la parte sua. Certamente per garantire il servizio ha bisogno. Non deve buttare via i soldi, deve ricevere i soldi, ma i soldi che arriveranno in comune non sono i soldi delle tasse, bisogna. Io quando dico che bisogna viaggiare più alto, sì, comunque, le volevo bisogna dire... prendere i soldi che stanno in Europa, che vengono ancora e che vengono qui. Noi siamo stanchi di ospitare tutti questi neri con le tasche nostre che sono vuote, siamo veramente stanchi. E quindi, perché dice dei muri, togliamo i muri, ci sono due tipi di muri, ma i muri sono quelli difensivi, quello che era di Berlino era per chiudere un popolo e non farlo uscire, e per carità doveva essere abbattuto, ma poi ci sono i muri difensivi, e perché altrimenti che facciamo? L'Italia è un dito in mezzo al mare, l'Africa è enorme, noi non abbiamo materie prime, non abbiamo niente, se ci riempiamo tutte queste persone che poi diciamo la verità vengono su solo per spacciare, oltre che gli passiamo tutto alloggio e basta, non se ne può più. Quindi certo, noi a Macerata non so, ne possiamo fare per tutto lo Stato, però già sarebbe un segno, se insomma ricordo qualche mese, qualche anno fa, qui non si viveva più. Queste qui si rimette in galera, il giorno dopo escono, tanto è così, no? Allora che dobbiamo fare? Questi, se noi ci impadroniamo di questi posti, non stanno a impadronirsi, vuol dire che andiamo giù a viverli, questi vanno via, questi spacciano la droga, perché noi abbiamo lasciato loro del territorio, impadroniamoci il territorio.
il corso è morto, la prima cosa che dovremmo fare, anche questo, dobbiamo noi viaggiare. Andiamo nel corso, facciamolo rivivere, perché dopo riaprono i negozi, riaprono tutto. Poi i negozianti, io sono stato un negoziante, quando nel 82-83, quando arrivavo a pagare le ricevute bancarie a fine mese, non era bello, Adesso è un po' diverso, però insomma adesso c'hai anche dei costi di milioni a mese, quindi stai sempre attento all'economia dell'azienda come devi stare attento all'economia del comune. E comunque purtroppo il comune è tutta una questione anche statale, lo Stato, tanto sì. Bisognerebbe anche prendersi lo Stato, perché per carità c'era andato al governo, c'è disposto, ma adesso gli posso stiamo ancora fedeli. Ma ci tolgo la sciacca anch'io, perché la signora ha fatto una domanda, adesso. Speriamo che nella speranza che ritorni. Forse rispondi che tu l'hai sbagliata molto più. Abbiamo detto che non rinnoveremo il progetto che era Sprare, oggi si chiama Sipromi, ma è la stessa faccenda. E loro hanno fatto due proroghe tecniche di 6 mesi, prima una di 6 mesi, adesso un'altra di 6 mesi che scadrà a fine 2020. Immagino. Ma perché no al rinnovo di un progetto che a Macerata abbiamo visto con gli occhi sulla pelle nostra che ha fatto male? Perché non lo sanno gestire, e siccome chi lo gestisce per fini speculativi, noi non consentiremo che in questa città venga rinnovato un progetto con quelle finalità. Abbiamo chiesto che fosse pubblicato il bilancio di come vengono spesi o investiti quei soldi. Ci hanno detto di no. Matteo Salvini ha fatto il decreto sicurezza in cui ha scritto che doveva essere obbligatoria la pubblicazione del bilancio. Il comune di Macerata ha detto no, perché quella non è una cooperativa ma un'associazione. Si attaccano ai cavilli per non farvi conoscere il motivo per il quale quel progetto viene così tanto sponsorizzato. Siccome i bilanci noi li abbiamo visti, non li possiamo raccontare ma li abbiamo visti, su quel bilancio c'è scritto che per il vitto, l'alloggio, le cure mediche, l'affitto degli appartamenti, la cura della persona, quindi i generi di prima necessità, si spende il 30% di quello che l'associazione prende, cioè ci costa il 70% in più di quanto è il sostentamento della persona bisognosa. E siccome non è una persona bisognosa che viene perché fugge da una guerra, ma sono 100 persone, oggi sono 101 persone, di cui solo 8 femmine, e tutti gli altri, compresi l'età da 18 anni a 26 anni. Robusti, di sana costituzione, che vengono reclutati nel loro paese d'origine e vengono trasferiti qua. Quando finisce i 6 mesi o i 9 mesi, se prorogato, del progetto, queste persone vengono buttate materialmente in mezzo alla strada e gli vengono detto buona fortuna. La loro buona fortuna è spacciare droga. Questo è il motivo per il quale quel progetto non verrà. Sì, aprono negozi di abbigliamento, di calzature. Di cinese? Negozio di abbigliamento? Negozi, no, fa un cinese. Attenzione, è ancora su tutti gli altri. E anche un io sono in questi giorni avrò una situazione più chiara del Lupin, perché mi è venuto a parlare l'ingegnere che sta portando lì, lo sentite l'economia Atene, Atene funzionava così, c'era il governo, ma intorno al governo c'erano i famosi saggi. Che sono i saggi? I saggi sono persone che amano Macerata, che portano i consigli al sindaco, alla giunta, per fare, sentono gli altri, sentono il bisogno. Senza di quelli, non potete pensare che io so perfetto al 100% e la mia giunta è perfetta al 100%. La mia giunta lavorerà per essere perfetta, ma ha bisogno di me. E non ho i soldi per mangiare. Allora, sono andata 4 volte ai servizi sociali, non possono fare niente. Perché non per le famiglie con i bambini piccoli o per gli extracomunitari. Quindi io ho detto, ma io non faccio parte della società, cioè io mi sparo, cioè a questo punto non ho più senso di esistere, no? Quindi praticamente lo Stato, allora io fino al 2030 devo lavorare per la legge Fornero, ho 68 anni, ho da aspettare ancora 10 anni, ma nello stesso tempo per un imprenditore, per un qualsiasi privato datore di lavoro, io ormai sono vecchia, quindi praticamente se non c'è questo equilibrio, armonia tra
quello che la legge dice, che prima di una certa età non può andare in pensione, e anche un andare incontro a persone come me che non posso magari fare lavori fisici di un ragazzo di 20 anni, ma mentalmente a livello di esperienza posso avere molto di più per altre cose. Queste opportunità non vengono date, ma non vengono nemmeno aiutate economicamente. Trova lavoro è importante, ecco, no? Ecco, non serve a niente proprio, esatto. E quindi va avanti, c'è da fare tantissime cose, le case popolari che vengono date solo agli stranieri, visto che dicevi dei giovani, da mercoledì questo, quindi da dopodomani, iniziamo una serie di riunioni con i ragazzi qui nella sede. Quindi presenteremo delle proposte che poi presenteremo a te, insomma. Io voglio questo. Anche ad esempio per i ho fatto parlare lui proprio per questo, sì. Perché meglio di lui. Cioè, però dice, nel senso stiamo però, creando qualcosa. Non dovrò quello che un paese civile che deve essere socialmente così abbandonare il sito. Io dialoga comunque ai cittadini e a coloro che sono il centro storico. Però c'è anche da dire che i giovani sono una presenza che in città c'è. Devono stare dentro la città e, come ha detto il ribadito lei, è preferibile che l'indotto creato comunque dall'universitario, dal ragazzo maceratese, stia in città a Maceratese piuttosto che a Porto Nuovo. Questo porta al problema, appunto, che comunque chi vive nel centro storico è costretto a subire il rumore che è causato appunto dalla movida, però.